Presidente, grazie. Assessore, anche in questo caso l'oggetto sembra multiforme di questo quesito, ma in realtà il nocciolo della questione è unico. In Campania oggi è messa a serio repentaglio il diritto alla salute, il diritto alla cura, il diritto alla prevenzione. Liste d'attesa, diciamo, lunghissime. Si parla del CUP, di questa nuova applicazione che dovrebbe migliorare organizzativamente, smistare meglio anche le prenotazioni, ma questo è un falso problema. Ci nascondiamo dietro l'ennesimo totem, dimenticandoci di ciò che però accade nella vita reale. Abbiamo dei report di associazioni, come per esempio il rapporto di Cittadinanza Attiva, che parla delle prenotazioni che avvengono pure tramite questa nuova applicazione, sono a 120 giorni per un esame diagnostico, un anno per una TAC e un'ecografia, parliamo di 2 anni per una mammografia. Quindi è un falso mito. Il vero problema è che non si risponde tempestivamente a un bisogno di cura e di salute che viene dal territorio. Legato a tutto questo a un'altra problematica enorme, vergognosa direi, perché siamo una delle regioni uniche forse in Italia dove la copertura del tetto di spesa per i fondi della sanità si esaurisce dopo i primi 10 giorni di ogni mese. Questo priva tante persone anziane che vanno avanti con una pensione minima, penso, e tanti disoccupati o tante persone che hanno anche delle esenzioni di poter, presentarsi con la ricetta, per accedere a delle prestazioni che sono fondamentali, non soltanto chi ha patologie, ma anche la prevenzione, perché noi ci riempiamo la bocca sul fatto che bisogna fare prevenzione, però poi se una persona va in un centro o convenzionato o in una ASL è costretta ad aspettare giorni per fare un semplice prelievo. Quello che chiedo in tal senso è capire cosa si sta facendo per mettere fine a questa vergogna, perché in passato si organizzava il budget anche su base annuale, poi si è cambiato per altre vicissitudini su base mensile, ma se questo budget riesce a tamponare soltanto i primi 10 giorni, io penso che un interrogativo, bisogna riflettere su questa cosa quantomeno per capire che non sta funzionando. Quindi capiamo proposte alternative quali sono con i soldi che abbiamo. Io condivido la battaglia che si fa con il governo centrale sul fatto che dobbiamo batterci tutti uniti per chiedere maggiori risorse. Questa è una sacrosanta battaglia che anche il Presidente sta facendo e che noi abbracciamo tutti come forza politica. Attenzione, anche sul rischio dell'autonomia differenziata che alle porte ci troverete insieme per fare battaglie su questo. Però sui soldi che abbiamo a disposizione, sui tagli che sono stati messi in campo in questi mesi, e sul fatto che un servizio così fondamentale non sia all'altezza di una regione che è la terza d'Italia per popolosità, io penso che sia una vergogna. Concedo la parola all'assessore Marchiello in luogo del Presidente della Giunta per una risposta di 3 minuti. Prego, assessore. Grazie. Ma io mi rammarico che il consigliere parli di vergogna, perché lui ricorda, come un po' tutti qua i presenti, che noi veniamo da una situazione drammatica. C'era un debito di 10 miliardi, c'è stato un commissario per 10 anni, abbiamo avuto situazioni veramente gravissime, e grazie a questa giunta, veramente alla capabilità e alle attività poste dal nostro Presidente, noi ne stiamo uscendo a testa alta e risolveremo anche il problema delle liste d'attesa, così come pure per quanto riguarda i tetti di spesa. Ovviamente il consigliere faceva riferimento agli accreditati, quindi i privati accreditati, che sono di alta qualità per nostra fortuna, ma voglio ricordare che come Regione Campania sono quelli che hanno il più alto numero di convenzionati accreditati, quindi questo ovviamente fa lievitare la spesa in maniera esponenziale. Detto questo, leggiamo la risposta della direzione e poi semmai commentiamo. La Direzione Generale per la Tutela della Salute ha fornito ai quesiti posti i seguenti elementi di riscontro e nel ricostruire i contesti ritiene che la prossima realizzazione e messa in esercizio del CUP consentirà un deciso abbattimento delle liste di attesa, poiché ottimizzerà l'apporto e le risposte delle strutture pubbliche e private alla richiesta di prestazioni dei cittadini, in quanto si unificherà la richiesta e quindi si unificherà anche l'offerta.
La direzione per la tutela ha così relazionato: il processo di realizzazione e messa in esercizio del sistema CUP regionale, a cui aderiranno tutte le aziende della Regione Campania, pubbliche e private, avrà come obiettivo il miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dei risultati nel rispetto delle classi di priorità delle richieste, assicurando il miglior rapporto domanda-offerta e la omogeneità dell'offerta per tutto il territorio della Regione, evitando erogazioni di prestazioni in convenzione solo nei primi giorni di ogni mese. Il CUP regionale consentirà di gestire in maniera centralizzata tutte le agende delle strutture pubbliche e private accreditate, intercettando anche eventuali prenotazioni contemporanee per una stessa prestazione da parte del medesimo utente e prevedendo appositi sistemi di sbarramento che minimizzino il rischio di prenotazioni multiple, quindi le prenotazioni multiple verranno sicuramente eliminate. Un tale sistema consentirà una visione completa e unificata della rete di offerta dei servizi sanitari, così come previsto dalle linee guida nazionali predisposte dal Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni, a garanzia della riduzione delle liste d'attesa. Pertanto, l'inclusione nel sistema CUP regionale dei privati, accreditati ed equiparati, risulta indispensabile al fine del raggiungimento degli obiettivi descritti, consentendo al contempo alla Regione di conseguire l'obiettivo di rendere il sistema CUP un sistema pienamente regionale, ovvero un sistema che consenta al cittadino di scegliere liberamente l'ambito territoriale di assistenza in Regione, nel rispetto dei tempi di attesa in base alle condizioni di salute dell'utente e alla gravità del quadro clinico, quindi secondo le classi di priorità. Il nuovo CUP regionale cambierà sostanzialmente il paradigma dell'offerta, dell'offering di prestazioni, prevedendo un contesto di offerta regionale immediatamente visualizzabile. Si intende infatti voler mettere a disposizione del cittadino o di chi prenota in suo nome e per suo conto l'intera offerta regionale, così da consentirgli, nell'ambito del sistema di garanzia delle liste di attesa, la possibilità di visualizzare e scegliere le prime disponibilità anche in ambiti territoriali diversi dal proprio di residenza, consentendo quindi anche in mobilità infraregionale di fruire delle prestazioni di cui necessita. Il nuovo processo di prenotazione consentirà di agevolare il processo di ricerca e di prenotazione nello scenario in cui l'offerta dei singoli erogatori pubblici e privati sarà accessibile indipendentemente dal CUP o dal canale di prenotazione utilizzato. In questo scenario tutte le aziende sanitarie potranno accedere in fase di prenotazione all'offerta di tutte le strutture erogatrici pubbliche e a tutti gli erogatori privati della Regione Campania. Le strutture private accreditate rientreranno tra gli erogatori delle aziende sanitarie locali e saranno contemplate nell'offerta dei singoli ambiti definiti dalle aziende territoriali. In questa maniera credo che si uniformerà offerta e domanda su tutto il territorio, per cui laddove c'è possibilità l'assistito potrà andare senza problemi. Grazie Assessore, concedo la parola al collega Saiello per una replica di 2 minuti. No, sarò molto sintetico. Assessore, io la ringrazio che lei ha la capacità, insomma, di sintetizzare situazioni che le arrivano, insomma, dalle direzioni. Però le ripeto, come le ho detto prima per l'altro quesito, la vita reale è un'altra. Va bene il CUP, va bene questo metodo organizzativo che deve cercare di smistare meglio le priorità e le prenotazioni, ma non mi ha detto niente sul budget che si esaurisce dopo 10 giorni. Cioè, ci mettiamo più soldi sulla sanità, riorganizziamo il sistema e anziché farlo mensile ritorna ad essere su base annuale. Non lo so, perché comunque avremo una difficoltà proprio ad erogare le prestazioni. I centri accreditati vanno in difficoltà perché hanno un'utenza addosso, insomma, e devono anche recepire il malessere di chi non si può curare, non può fare screening. È una situazione che noi stiamo aggirando il problema, perché il CUP va bene, se è una cosa che ci può aiutare a smistare le richieste, vabbè, ma alla base dobbiamo potenziare la sanità campana. Qua mancano i medici, mancano gli infermieri, mancano OSS, abbiamo delle graduatorie bloccate, abbiamo i medici di base, insomma, in sottorganico, mancano 400 medici di base. C'è tutto un discorso fermo, bloccato. Allora, al di là degli annunci e i totem,
Vediamo un attimo di collaborare tutti, insomma, e prospettare delle proposte che possono servire poi all'utenza finale, a dare all'anziana la possibilità di curarsi, a dare a chi non ha possibilità di spendere soldi per le cure di poterlo fare. Io penso che sia il servizio più importante su cui tutti dovremmo unirci e metterci al lavoro. Grazie.